Il camper sanitario dell'associazione Batti Cuore Batti ha fatto tappa all'istituto comprensivo Antonino Rallo di Favignana. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto Avrò Cura di Te, finalizzato a sensibilizzare ed educare i giovani alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla diagnosi delle patologie e malformazioni cardiache causa di numerosi morti precoci in età scolare. Il progetto è sostenuto dal comune di Favignana con il supporto della Proloco Isolegadi. La presenza del camper è stata anticipata dai rappresentanti dell'associazione Batti Cuore Batti, che hanno incontrato gli studenti per informarli e illustrare le procedure e le manovre da attuare in caso di emergenza. Poi, grazie al camper sanitario, sono stati sottoposti ad attività di screening. Oggi il mezzo ha fatto tappa in Piazza Madrice per effettuare lo screening alla popolazione favignanese, mentre lunedì e martedì sarà sull'isola di Marettimo. Il camper di Batticuore continua a girare per la provincia e oggi è sbarcato questa mattina a Favignana. E siamo felici di essere qua a Favignana per continuare il progetto Avrò Cura di Te. E siamo felici anche di ringraziare tutto il comune di Favignana nella persona del sindaco che sta sostenendo questo progetto. È un progetto importante perché serve per la prevenzione dei giovani, sia per educarli alla prevenzione cardiovascolare, sia per fare uno screening sulle condizioni cardiocircolatorie di questi giovani. Abbiamo l'altro ieri parlato anche di BLS assieme ad Anna e a Sabina, che sono istruttori American Heart per i corsi di BLS, e quindi abbiamo cercato di dare ai giovani le indicazioni sia di una buona vita futura, di un buon stile di vita, di prevenzione e soprattutto di prendere coscienza che ogni cittadino di questa Repubblica dovrebbe saper fare il BLS e quindi seguire le manovre cardiorespiratorie. E oggi il camper è qua fermo nel plesso della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Antonino Rallo, e ringrazio la direttrice e la fiduciaria della scuola, la professoressa, che ci hanno accolto insieme a tutto il personale scolastico nel migliore dei modi. E ringrazio soprattutto le mamme e i bambini che sono stati presenti l'altro giorno in aula, perché erano molto attenti, i ragazzi erano molto partecipi, anche se molto piccoli, partecipi con delle belle domande. Siamo qui e domani faremo anche lo screening alla popolazione in piazza qua a Favignana. Un'iniziativa lodevole che l'amministrazione comunale di Favignana ha fatto propria, che permette ai nostri bambini delle scuole di fare uno screening per quanto riguarda i rischi cardiovascolari. L'iniziativa sarà anche aperta a tutti i cittadini e anche sulle frazioni fra lunedì e martedì a Marettimo. Saremo lunedì e martedì prossimo, il 18 e il 19, saremo a Marettimo e faremo screening per gli scolari di Marettimo e per la popolazione di Marettimo.